Prima edizione di una sfilata di moda, un volto per dare un'immagine, quella del 2022, all'acqua di Montecatini. Sono contentissima, è stato tutto meraviglioso, un mese intensissimo, ma devo dire che ha dato un risultato stupendo. Sono stati i criteri di valutazione? Beh, sicuramente appunto rispettando il titolo di questo concorso abbiamo valutato bene il volto delle ragazze. Appunto chiedevamo di sorridere alla giuria proprio per capire quale fosse il volto che poteva interpretare meglio Acqua di Montecatini. Ha vinto questa sfida ed è Rachele Tognelli! Io non ho mai avuto dubbi, da appena l'ho vista sfilare, insomma, poi un po' di esperienza ce l'abbiamo, quindi siamo del settore. Rachele si è meritata ampiamente la vittoria, complimenti anche alle altre ragazze. Italia 7, dove ovviamente c'è qualcosa per spingere i giovani, è importante, no, che ci sia. E quindi questo è stato un evento comunque al di là della competizione, anche per rivedere un po' di freschezza, di sorrisi, e quindi Italia 7 ha voluto regalare una serata oltre alla vittoria dell'Italia. Insomma, sei contenta di questa vittoria, Rachele? Sono molto contenta, orgoglioso di aver partecipato a questa selezione, orgogliosa di essere io la rappresentante di Acqua di Montecatini, e niente, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Montecatini è la città della bellezza, del benessere, dell'arte, della cultura, dello spettacolo. E quindi quanto mai ha sofferto, soprattutto da città turistica, per questo lockdown. Ora è il momento della ripartenza, speriamo duratura, una vera ripartenza, e stasera è una grande occasione, proprio quella appunto della bellezza e anche dell'alta qualità. E si riparte anche da questo, da delle imprese, da degli imprenditori che hanno voglia di ripartire, e da una città che ha tanto coraggio, tanta resilienza e tanta forza per rialzarsi, magari tornare più forte di prima.